Ciao a tutti e benvenuti anche oggi nel mio canale Ceramicatto. Oggi andremo a realizzare, ve lo faccio vedere subito, questo grazioso sacchettino che poi dovrà contenere delle monetine. Quindi nella parte posteriore del sacchetto faremo un piccolo taglio e quindi ecco qui che abbiamo fatto un mini salvadanaio a forma di sacchetto, molto molto grazioso, e vi insegno a realizzarlo anche con una tecnica abbastanza particolare che poi vedremo durante l'esecuzione. Quindi adesso lo poggiamo sul piano lavoro. E vi consiglio di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati e di rimettere un like magari al video di oggi se vi è piaciuto. Come sapete, il mio tutorial è seguito da chiunque, insomma, però le mie idee in argilla sono più che altro indirizzate verso le scuole, il tempo libero e verso quelle persone o quei bambini o quei ragazzi che ancora non hanno grandi dimestichezza nel campo della ceramica. Per cui sono i primi approcci, le prime idee, e quindi seguitemi, insieme realizzeremo tanti oggettini fino ad augurarvi e diventare bravissimi. Detto questo, aggiungo anche che potete contattarmi come già fanno in molti, se avete un'idea. Oppure non ne avete, sia a scuola, insegnanti, sia a casa, per il tempo libero, mi chiamate, sia su Instagram, su Messenger, chi ha il mio contatto personale, e sapete che parecchi anche dei video, esposti su YouTube, li ho realizzati appositamente per voi, fino appunto a cercare di aiutarvi nel miglior modo possibile, almeno me lo auguro. Quindi inquadriamo il piano lavoro e cominciamo oggi anche a realizzare questo oggettino che, come sapete, per realizzare questi oggettini non solo cerco di rendervi facile l'esecuzione, ma useremo sempre attrezzature di riciclo, per cui la materia prima è solamente l'argilla. Quindi inquadriamo e chiacchieriamo di meno, se no rischio di annoiare. E quindi mettiamo a bella vista il nostro oggettino, il nostro sacchettino che è veramente grazioso, eh? Poi il fiocchettino ovvio che io l'ho messo, ma questo andrà inserito dopo la cottura, no? Io l'ho messo solamente per farvi vedere che dopo la cottura potete mettere anche un cordone, che è ancora più indicato. Io avevo questo in laboratorio. Allora, e poi la parte dietro, come vi dicevo prima, e poi non so se notate, c'è un piccolo bottoncino con un nome, con una lettera incisa. Quindi potremmo mettere incisa la nostra iniziale per chi lo ha realizzato, oppure l'iniziale della persona a cui lo andremo a regalare. E detto questo, cominciamo appunto a sistemarci. Sul piano lavoro c'è sempre la nostra tovaglietta di cotone per non far attaccare l'argilla sul piano lavoro. Assicuriamoci che non ci siano dei pezzettini d'argilla, altrimenti durante la rullatura rimangono impressi sopra e non va bene. Allora, oggi vado a crearmi un sacchettino in terra bianca. Voi sapete, la terra rossa va bene lo stesso, eh? Io terra bianca oggi ho deciso di lavorare, e la differenza è che se mi seguite sapete benissimo, già in altri tutorial ho detto che il colore chiaro significa che dopo la cottura diventerà argilla bianca appunto, invece un colore grigio scuro diventerà color biscotto. Allora, come vedete, sto cercando, anzi, lo ripropongo così vi faccio vedere come deve essere la palla dell'argilla per la quantità, eh.
Così ci regoliamo così. Fate una bella palla, poi con un metro, piccolo metro a portata di mano, vedete il diametro di 8 centimetri, eh? Quindi una bella palla dal diametro di 8 centimetri va bene. Poi schiacciate la mo' di disco, così vi aiutate un po' prima della rullatura. Cerchiamo di inquadrare un po' meglio che si è storto un po' il tutto. Vediamo, speriamo insomma che duri. Ok, adesso prendiamo il mattarello, quindi mattarello, tovaglietta, ecco le cose basilari, eh. Rullatura, la prima rullatura è sempre un po' più faticosa, ma se noi giriamo in continuazione, due rullature, giriamo, vedete che fra un po' si allargherà perfettamente. Come vedrete anche, mentre giro, non giro mai lo stesso verso, giro prima in verticale e poi in orizzontale. Perché? Perché se voglio crearmi un cerchio, devo per forza maggiore fare così, una volta in verticale e una volta in orizzontale. Se invece avessi voluto creare un rettangolo, allora giravo in continuazione sempre nello stesso verso. Quindi adesso io devo crearmi il sacchettino, ho bisogno di una forma abbastanza circolare, vedete? Non proseguo da questa parte girando così, ma girando in orizzontale. Quindi giro e cambio anche verso. Poi a occhio, vedete, no? Dove la parte che vi sembra, vedete, si sta allungando, quindi io la giro e la metto così. Quando arriviamo allo spessore di 3-4 mm, non di più, allora faremo una cosa simpatica. Voi sapete, se siete a scuola, le vostre insegnanti sicuro avete a disposizione il forno che usano i vostri insegnanti, insomma, no? Quindi se invece se siete a casa, può darsi che alcuni di voi abbiano anche un forno a casa che gli adulti ovviamente debbono aiutarvi ad usare. Perché questo? Perché adesso, ecco adesso ci siamo, lo spessore è di 3 mm all'incirca, ci siamo. Adesso io vado a procurarmi, anzi ce l'ho già qui, una pallottolina di carta. Questa pallottolina di carta, prendete dei fogli A4 anche o da giornale comune, va bene uguale, qualsiasi carta insomma, del diametro di 6 centimetri. Vedete? La schiacciate bene e poi cosa fate? Cercate, allora io come avete visto non ho realizzato un cerchio diciamo regolare, no? Ma durante la rullatura mi sono orientata nel cercare di realizzare un cerchio più o meno, anche perché se è irregolare mi dà ancora più l'impressione del sacchettino, no? Quindi questa pallina di carta io la vado a mettere all'interno, la mano sotto la tovaglietta e vado a capovolgermi il lavoretto. Vedete? Con le mani avvolgo anche la pallina, giro il tutto e vado a chiudere il sacchettino. Vedete? Ecco qua il sacchettino. Poi cerco di posizionarlo in maniera che rimanga fermo. Do una sistemata allo smerlo e se ritengo sia troppo lungo, vado di forbici e mi vado a tagliare, guardate, mi vado a tagliare un po' di argilla perché è un po' troppo, dopo mi copre tutto. Quindi gli diamo una smussata così. Poi lo apriamo nuovamente e cerchiamo di dargli una forma, insomma, di un sacchettino, no? Ecco qua. Adesso, come vedete, la carta è rimasta imprigionata e lì la dobbiamo lasciare. Perché vi dico questo? Perché durante la cottura adesso, prima che vi spiego, sotto dovete fare all'incirca 3, 4, 5 buchini, ok? Ecco, così.
nella parte sottostante, ok? È facile, no? Questo perché? Poi facciamo un buco qui di lato, allarghiamo, vedete? Così. Dall'altra parte, dove poi andremo ad inserire il nostro fiocchettino o il nostro cordoncino. Da una parte poi, sempre con le forbici, posso, scelgo qual è la parte che voglio incidere, perché in maniera verticale o in orizzontale, come volete, a me rimane più comodo verticale, un po' larga, oppure potete prendere anche una monetina, la più grande, no? Di 2 euro, per esempio, così siete sicuri che poi entrano pure tutte le monetine che andrete ad inserire dentro, ma anche quelle di carta volendo, eh. Però, ecco qua, andiamo a fare un'incisione di lato. Allora, vi dicevo, la carta che rimane dentro non dobbiamo toglierla perché durante la cottura con i fori che abbiamo fatto sotto e anche questo qui sovrastante, vedete, di foro che passa da parte a parte, avrà modo durante la cottura di bruciare. La carta di bruciare, quindi dentro automaticamente rimarrà dopo la cottura il vuoto che ha lasciato la nostra palla di carta. Ovviamente sentirete un odore di carta bruciata all'interno del forno, ma non vi dovete preoccupare, si fa così anche per le marionette, poi vi farò vedere in un altro tutorial come si fanno le marionette. Sempre mettendo della carta all'interno, dopo, durante la cottura, sapete che va a 960 gradi la nostra argilla, per cui la carta prende fuoco, ma non va a fuoco assolutamente niente. Sentirete solo, a me per quantomeno piace, un gradevole odore di carta bruciata che brucia in un attimo poi, no? A quelle temperature, immaginatevi. Quindi inserite poi le monetine qui nel taglio che avete fatto. Accertatevi che stia in piano, ho detto date una bella sistemata che poi al di sopra può anche sembrare un fiore, vedete? E poi niente, vi fate il bottoncino di 1 centimetro circa, una pallottolina che poi schiaccerete e su di essa scriverete, inciderete le iniziali del nome a cui lo regalerete o il vostro, non lo so, adesso metto una D, prima ho fatto una R, eccola qui, prenderò un po' di acqua e argilla che dovete avere sempre a portata di mano, che è la nostra colla, nella parte sotto del bottoncino mettiamo un po' di colla e poi la andiamo a posizionare dove vogliamo, io per esempio vicino al taglio lo voglio mettere. E poi, ragazzi, adesso vi faccio vedere anche il nastro che vado ad inserire. Una volta cotto, ovviamente, voi farete questo, però tanto perché, insomma, ne abbiamo di tempo, vi faccio vedere che viene carinissimo, no? Ecco qua. Poi farete un fiocchettino. Anche se volete lo lasciate così, o altrimenti fate un fiocchettino vero e proprio. Insomma, sembra un'idea abbastanza gradevole, no? E quindi buon lavoro, buona creatività e noi ci incontriamo al prossimo tutorial. Grazie a tutti.